Salve bella gente, qui è il vostro Manu e bentornati. Signori, oggi siamo qui sull'ultimo episodio, stavolta sul serio, di Tomb Raider Remastered. Infatti siamo con l'ultimo livello di Unfinished Business, in italiano conti in sospeso. Infatti ragazzi, oggi siamo qui col 19° episodio. Ragazzi, ci troviamo nel Tempio del Gatto. Eh già, l'ultimo livello in Egitto, tra cui abbiamo un totale di 4 segreti e 63 oggetti da raccogliere. Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like e senza ancora iscritti iscrivetevi al canale. Partiamo subito senza perdere tempo che abbiamo già un botto di roba da fare. Allora, signori, dobbiamo innanzitutto attivare questa. E apriamo le sbarre, la rialziamo. Infatti abbiamo attivato un'altra porta. Mo' vi faccio vedere perché. Allora, di qua, fermi. Non si dovrebbe attivare ancora la mummia. Prendiamo tutto. Porca vacca, invece si è attivata. E come? Aiuto. Bene. Vieni qua che t'ammazzo. Vieni qua, merda. Forza regà, che le mie sofferenze stanno per terminare. Mamma mia regà, è un parto. Ogni volta a registrare un episodio di Tomb Raider, ogni volta è qualcosa di strano e molto impegnativo. Allora, primo segreto, l'abbiamo sbloccato. Non l'ho ancora eliminato però. Ok, ora è andato giù. Allora, facciamo attenzione. E saliamo, signori, da questa parte. Perché qui abbiamo roba. Ok, dai, mi sei tutti e due one hit. Scusa, che palle, mamma mia, 3 ore. Allora, non vorrei morire. Ci siamo curati, benissimo, prendiamo tutti sti colpi. E scusate, raga, come vi ripeto se mi sentite con questa voce, ma non sto tanto bene, sono un po' influenzato, quindi chiedo scusa a tutti. Ma procediamo andando avanti. Quindi il primo segreto lo abbiamo fatto. Adesso possiamo proseguire andando avanti. Molto bene. Tutto bello, diretti, diretti. Senza problemi, nel chill, ok. Allora, raga, veramente non so quali trofei fare di preciso in questo livello. Allora, ed eccoci qui al Tempio del Gatto. Allora, lì vediamo dei massi. Molto bene. Allora, facciamo un attimo una cosa. Innanzitutto prendo questi. Ok. Allora, lì non mi sembra ci sia niente, anche se quel blocco sembra che si possa muovere. Ci sono dei trofei, però non so come farli di preciso. Comunque non importa. Non importa. Qui dovrei essere safe. Ok, aiuto. Aspetta. Benissimo. Vuoi vedere che ora. No, no, no. Aspettate, perché io so che ci muoio, quindi fatemi salvare. Devo fare questo. Eppure forse non ci sarei morto. Però avrei preso danno. Va bene, ci siamo. Allora, e qui abbiamo fatto. Allora, signori, vediamo, ci arrampichiamo qui, vediamo un po' la situazione, cosa abbiamo da fare. Allora, lì vedo. E dai, Lara, mamma mia, non sai manco come aggrapparti. Dai. Che qua merda.
guarda, io vi giuro che non vi voglio mai più vedere nella mia vita. Quando finirò, non vi voglio mai più vedere. Allora, mi curo, raga. E dai, Lara. Allora, signori, vediamo se questo blocco. Sì, è come. Infatti, avevo ragione. Si può spostare. Vediamo se c'è un passaggio. Aspetta. Mamma mia. Vieni qua, dove sei? È andato via. Ci sono dei colpi pompa. Sì, mi cago addosso, ok? Allora, prendiamo questo. Allora, abbiamo colpi pompa. Possono sempre ritornare utili. Dove sta? Eccolo. Bene, fatto fuori. Lì vedo altri colpi. Però prima vorrei dare un'occhiata da questa parte. Mi sembra ci sia una zona. E infatti ci sono anche delle orme. E quella. Boom. Scusate per la tosse, raga. Allora, sì, ricordo questa parte. Dovrebbe esserci anche un fottuto coccodrillo a rompermi i coglioni. Allora, procediamo, 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 veloce. Mamma mia, addirittura è pure a tempo. Vabbè, per fortuna ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso la chiave, come si chiama? Decorata, addirittura. Va bene, muoviamo il culo e portiamo il culo fuori, ecco. Allora, ci siamo. Forza, nuota, nuota, zitta e nuota, zitta e nuota. Raga, in pochi possono capire. Ok, ci siamo. Benissimo. Ci siamo. Ancora e ancora. Benissimo. Allora, c'è qualcun altro e come? Affan bagno. Questi si capisce benissimo, raga, che si possono spostare. Chiedo scusa, raga. Allora, questo dobbiamo spostarlo. Lo poggeremo qua. Boom. Allora, c'è un trofeo che praticamente ci dice di osservare, ma forse non so se si fa in questo livello o si doveva fare nell'altro. Dovevamo osservare un gatto sotto la luna. Cioè, il trofeo dice questo e non si capisce quale gatto sia. Cioè, da ammirare, non lo so. Anche se, come dire, raga, anche se fossero questi qui alla mia destra. Come dovrei mai? Riesco, sì, e come ad andare qua? Occhio. Ah, qui è dove vanno messe le chiavi. Allora, intanto ne mettiamo una. Quindi ne abbiamo due. Ne mettiamo una per il momento. Ok. Allora, voglio un attimo vedere se si può fare sta cosa. E quello è il gatto? No, non sembra. E questo è il gatto? Assolutamente no. Non ne ho la minima idea, però comunque è bel micio. E come? Allora, signori, abbiamo del lavoro da fare. A meno che sia questo, raga, io ve lo giuro, non lo so. Non ne ho la minima idea. Poi, ovviamente, se voi cercate. Siamo nel punto più alto, forse. Non lo so. Boh, a me sembra di sì. Comunque lì ci sono anche delle munizioni. Salve, signor Micio. È bello il panorama di qua. Ok, da qui, vabbè. Allora, saliamo, che qui vedo roba. Sì, ho spostato quel blocco, raga, ma ancora c'è l'altro da spostare. Ora ci andremo subito. Prendiamo le munizioni.
L'arano sbattere la faccia. Non lo so, raga. Vabbè, non è tanto importante. Attenzione. 1, 2 e 3. Lara, per favore, non andare giù. Allora, comunque mi piace che, come dire, siamo fuori Pioma Egizio e, come dire, e poi anche al calare della luna. Molto figo. Ha il suo tocco. Allora, presumo guai? Non lo so. Intanto prendiamo un medipack. Ok, tiriamo la leva, andiamo avanti, occhio. Ok, sembra non ci sia nessuno. Si attiva qualche mostro malvagio e mi vuole uccidere? Sembra di no. Però prima che esco, volevo vedere, c'era un'altra stanza e come? E non c'è un cazzo, benissimo. Come non detto, raga, come non detto. Allora, Lara, mi raccomando, facciamo le cose serie. Ci arrampichiamo e usciamo di qua. Oh, cazzo ho fatto, mannaggia a me. Ok. Ok, è risultato quello che volevo fare. Allora, prendiamo tutto. Benissimo. E uno. E due. Vabbè. Ok, raga, va bene, facciamo così. E tre. No, Lara, gradirei. Ecco, molto bene. Quindi, una volta aver fatto questo, signori, posso aprire la porta. Mettiamo la chiave. Ok, voilà. Beh, è stato bello fino a che è durato. Mi piace, come ripeto, mi piace un botto stare fuori, soprattutto Bioma Egizio. Bellissimo. Allora, signori, procediamo andando avanti anche se non si vede nulla. Allora. Giù segreto. Però avevo visto che c'era un'altra cosa. Volevo un attimo dare una piccola occhiata. Non si vede niente, mamma mia. Raga, un attimo, per la mia soddisfazione voglio dare una controllata. C'è una leva. Ho fatto un trofeo. Raga, le luci abbiamo attivato. Ok, meglio così. Nice. Mamma mia, come si è adesso illuminato. Però il trofeo, cioè, però il segreto non lo potevamo prendere. Quindi prima prendete il segreto e poi attivate le luci. Procediamo andando avanti. Allora, raga, qua massima attenzione. Piano, siamo qua, benissimo. E adesso, piccolo micio, andiamo di qua. Anche se forse mi dovevo buttare, non lo so. Ma cosa c'è di qua? Vediamo. Pare nulla. Aspetta un secondo. Una leva. Ok, mi sto cominciando a ricordare dove siamo. Benissimo. Cosa? Non ha attivato la porta o sbaglio? Non l'ho visto. Allora, ok,
Oh, qua ce n'è un altro. Può essere questo. Ah, ne devo attivare due. Ok. Quindi è molto importante attivare ste leve. Gli stimici non mi dicono, non mi danno niente. Adesso. Aspetta che se posso. Allora sei stronzo, ma è come se sei stronzo? Allora, fermi tutti. Vediamo un po', c'è qualcosa qui? Assolutamente no, quindi dobbiamo risalire. Mamma mia, raga, io ve lo giuro, non ce la faccio più. Forza, Lara, forza. Dai, è l'ultimo fottuto livello. Benissimo, è andato giù. Anch'io poi che mi butto sono un coglione. Ma c'è qualcosa? La domanda è, c'è qualcosa veramente qua? Non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, sicuramente, non c'è niente. Credo non ci sia nulla. Oppure questo poteva essere utilizzato come modo per salire qua. Sì. Allora mi butto. Qui non c'è niente. Quindi forse devo andare di qua. O forse le leve si sono resettate. Credo la seconda. Va bene. Eh sì, credo di sì, raga. Riattivo le leve. Ok, leve attivate. Procediamo. C'è una stanza qua. Saliamo. Ok. Occhio se c'è qualcuno. Pare di no. Prendiamo questo. Bene. Allora. Adesso chiave. E qua ci sarà roba, ovvio. Per essere tutto simmetrico. Allora. Non sembra ci sia altro, quindi possiamo andare avanti. Occhio all'alligatore. Procediamo di qua. E vediamo. Aspetta. Me li stavo perdendo. Ed è uno. Ed è due. Ciao, ciao, alligatori. Bene. Ok, ora va a mazzo. Fuori gioco. What? Guardate che figo. Bellissimo. Altra chiave. Siamo alla seconda. Ah, ma buongiorno. Mamma mia, vi odio. Questo sicuramente si sposta. Naturalmente. Ok. Colpi della Magnum. Abbiamo due chiavi. Se non sbaglio ne servivano più di tre. Forse, non me lo ricordo. Qua c'è la terza. Terza chiave. Qui abbiamo la quarta. Il problema adesso è dov'è l'altra? Se non sbaglio erano 5, raga. Ok, è andato giù. Eppure dovrebbe essere qua. Qua
Questo è il blocco che abbiamo spostato, ma non riesco a vedere non lo so. Allora, vediamo, faccio un giro. Oh, ah no, forse era. Aspetta. Ah no no, erano i suoi denti. Allora, raga, se non la trovo, facciamo un taglio e ci ribecchiamo quando la trovo, naturalmente. Beh, comunque intanto iniziamo a inserirle. Ed è una. Molto bene. Ti salve, Faraone. E due. Poi mettiamo la terza e la quarta. Va bene, signori. Mi sa che taglio. Sì, perché infatti ce n'è un altro di lucchetto. Devo vedere dove l'ho dimenticato. Allora, signori, la chiave era proprio sotto i nostri occhi. Infatti, come potete vedere. Quindi, allora, un attimo che eliminiamo tutto perché veramente qua. Non ce la sto facendo più. Allora, adesso abbiamo finalmente preso tutte le chiavi e possiamo andare avanti. Tra cui dobbiamo mettere le chiavi. Allora, però ve lo taglio. Sì, era qua l'ultima da mettere. Però, siccome io sono morto altre due volte, nonostante io sono morto due volte, non avevo salvato. Ho ricominciato fuori dalla piramide. Voi lo sapete cosa significa fuori dalla piramide. E quindi niente. Faccio un taglio. Allora, raga, scendiamo. Adesso tiriamo dietro. Ok. Prendiamo delicatamente questo medipack. Una volta fatto questo, facciamo un jump così, molto bene. Adesso facciamo un altro jump qua. Questo se lo prendevate dopo, forse era meglio, però comunque. Allora, siamo qua. Cosa dobbiamo fare? Devo fare un jump particolare. Ok. Qui non c'è niente. Jump di qua. Scendiamo. Qui. Scusate, c'è questa leva. Quindi la attiviamo. Ok, bene. Scendiamo giù. Ok, quindi. Ecco perché vi avevo detto. Delicatamente. Ok. Andiamo qua. Aspettate che mi sembra che mi sto dimenticando qualcosa. Spero che mi sto sbagliando. Ma sicuramente sì. Bene. Andiamo. Forza Lara, che ti giuro ti sto ammazzando. Ecco, quando fai così soprattutto. Allora, qui non mi sembra ci sia altro. Perché mettere uno spazio così? Se poi non gli metti nulla. Per 2 secondi ho pensato che ci fosse qualcosa. Ah, allora qui ci sarà qualcosa. Vediamo. Va bene, gioco, va bene. Scusa, non te lo dico più, va bene. Allora, siamo qua. Bene. Allora, signori, ci buttiamo. E una volta che ci buttiamo, dobbiamo andare di qua. Prendiamo queste. Adesso, vediamo se ci sono delle vie.
Andiamo di qua. Giriamo e qua c'è una leva. Lara, per favore. Sì, signor coccodrillo, gli piace mordermi il culo? Sì, grazie. Bene, io ho da fare, per favore, se si leva delle palle, per favore. Allora, una volta che siamo qui, a parte gli scherzi, scendiamo, prendiamo subito questo. Muoviamoci. Teoricamente non ci dovrebbe essere più nulla. Lo sapete, non mi fido. Posso sapere dove cazzo dovevo andare? Per 2 millisecondi. Non ce la faccio più, raga. Oh mio Dio. Allora, raga, tanto che siamo qui. Vaffanculo. Comunque, dovete schiacciare le due facce di Tutankhamon, qualunque siano, per attivare la porta. Bene, andiamo di qua. E vediamo cosa c'è. Anche se mi sembra che non ci sia nulla. Ok, molto bene. Allora, abbiamo una leva. Due leve. Questo ha attivato una porta, non so dove sia. E questa. Ok, fa spostare il masso. Do una piccola controllata, non si sa mai, mi sto perdendo qualcosa. Ah, ok, niente, andiamo avanti. Sapete, raga, non me la fido tanto. Ecco, lo sapevo che c'era qualcosa. Per questo sono andato subito a prendermi il medikit. Vabbè, anche se coccodrillo, guarda che roba, t'ammazzo subito. Affangula. E allora, signori, prendiamo queste. Ok, ci siamo, forse ci siamo, raga. Ok. Allora, però ancora credo che per finire il livello ce ne voglia un tempo. E qui la porta che ho attivato? Ma è po'. Aspetta! Un'altra volta qua siamo, perché? Può essere c'era una porta e io non l'avevo vista. Cioè, abbiamo attivato quella porta, giusto? Però voglio capire dove sta la fottuta porta. Quindi, uno, due. Vabbè, ma chi se ne frega, qua facciamo un jump di questo. Forse si troverà sicuramente qui agli angoli. Vedi, tipo una porta come questa. Anche se questa è bloccata. Ah no, questa è la porta delle chiavi. Fermi, fermi tutti. Forse che un po' di speranza la dobbiamo avere. Dunque, non c'è niente. Benissimo. Allora, giriamo, giriamo. E qua, ti prego, no. Niente, raga, se non è qui di fronte a me, a sto punto, non so che fare. Vaffanculo, sì. Benissimo. Ok. Allora, raga, porta chiusa. Un casino di mummie, naturalmente, perché no? E abbiamo anche un bel po' di oggetti da raccogliere. Allora, beh, ci stanno preparando le munizioni per le armi, che naturalmente che ora qui dobbiamo combattere, è normale, no? Allora, facciamo questo, facciamo un salto e un salto così. Niente, non ce l'ho fatta. Adesso prendiamo queste. Ma se io dovessi fare questo? No, non lo fa, non lo fa. Allora, facciamo così. Stanchi nell'altro, non lo so, ora lo vedremo. Comunque, uno, due.
Sì, è un bel po' di munizioni ci stanno dando, un bel po'. Comunque non credo che qui ce ne siano altre. Stessa cosa lì. Allora, scendiamo qua e vediamo un po' la situazione. Magari cerchiamo di non schiattare. Abbiamo un medipack. Bro, si sono attivati. Prendiamo un attimo il medipack. Va ammazzo tutti, va ammazzo. Allora facciamo una cosa del genere. Altra roba del genere e prendiamo questi. Sono sempre munizioni, raga, fanno sempre comodo. Allora, ancora manca un pochino prima della fine. Comunque. Ok. Non c'è nessuno. Tiriamo la leva. E adesso si scatena tutto. Il problema, raga, è che, cioè, sono troppi. Ok, uno è andato giù. Altro è andato giù. Altro è andato giù. No, 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 pezzo di merda, non t'azzardare. Raga, non mi posso muovere, che devo fare? Vaffanculo, merda. Ed è uno. Ci vuole una pazienza, raga. Aspetta, guardate, vi faccio vedere. Guardate da dove ripartiamo. Da capo. Che bello, era. A quanto pare sono andati tutti giù, finalmente. Non tutti. Va bene, andiamo avanti. Bene, raga, entriamo dalla porta e adesso procediamo. Allora, qua sotto c'è qualcosa di... Mamma mia, non si vede niente. Qua sotto c'è la morte. Una bella morte, aiuto. Allora, tranquillamente ci mettiamo in questa piattaforma. Subito dopo facciamo un passo indietro. E dobbiamo fare un bel jump. Non capisco perché la telecamera mi si deve sminchiare. Comunque, le mie sofferenze stanno piano piano per terminare. Quindi, forza e coraggio, raga. Forza. Allora, magari questa volta. Mamma mia, Lara, ti stavi lasciando. Io ti lasciavo un ceffone. Non la vedi? La vedi? Raga. Raga, non è vero. Non è vero. Affanculo, meno male. Ah, gioco di merda, gioco di merda, gioco di merda. Allora, gattina. Fammi passare. Tra poco prendo a ciaffone anche a te. No, nessuna violenza su animali e su donne, anche su uomini. Nessuno, nessuna violenza. Allora, bene, abbiamo attivato la strada. Allora, gatto, per favore. Porca vacca. Benissimo, siamo qua. E mo? Ah, sì, ok, aspetta. Ed è una. Posso fare questo, sì. Sì, però Lara. Va bene. Arrampicati. Raga, non vedo, non vedo, non vedo, non vedo un cazzo, non vedo. Va bene. Sì, volete vederlo? Ok. Va bene. Allora, raga, dobbiamo trovare un metodo per scendere. Magari facciamo così. Scendiamo qua. Scendiamo qua. Facciamo un jump.
Ok. Lì c'è la morte. Un jump. No. Facciamo così. Facciamo così. Molto bene. Mamma mia, mamma mia, raga. Lasciamo, stiamo calmi. Ebbene sì, signori, qua c'è il terzo segreto. E lo recuperiamo immediatamente. Ok, stessa cosa anche da questa parte. Benissimo. Adesso. Ah, aspetta, aspetta. La rampa sa significare solo una cosa, raga. Aspetta un attimo. Allora. Ed è una. Oh, mamma mia. Ci siamo. Allora, procediamo da questa parte. Qua merda, vieni qua, t'ammazzo. A fan bagno. Allora. Ci arrampichiamo qui. Ok, altra roba, ma questi sembrano degli occhi. Che siano gli occhi del micio. Allora, dobbiamo uscire. Non so perché, raga, ma è così. Ok, siamo qua. Piano, senza fretta. Abbiamo attivato la leva qua. Non c'è nessuno? Bene. Meglio così. Mamma mia. Mi servirebbe una vacanza all'oasi. Allora, signori. Abbiamo molto lavoro da fare. Tra cui, qua abbiamo delle botole. Dobbiamo andare da questa parte. Ok. Facciamo attenzione. Ok, adesso non c'è niente qua, assolutamente no. E Medipack. Bene, anche lui è fatto fuori. Allora, ci sarà sicuramente qualcosa anche qui. E invece no. Forse qua. Sì, è come. Ok, forza, 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 forza. Speedrun, forza. Allora, c'è gente qua sotto. Sì, però. Ecco. Va bene, Lara, come vuoi tu. Tiriamo la leva. Ok, abbiamo aperto il passaggio che c'era lì, dove c'erano le botole. Saliamo. Aspetta un secondo, bro. Qualcuno è già stato qui. Non so che trofeo ho fatto, però ho fatto un trofeo. Ora in caso lo controllerò. Ok, raga, ho fatto un trofeo dove dovevo osservare l'antica immagine di Lara per 5 secondi, cioè 5 secondi, non lo so. Boh. Cioè, per dirvi, non lo so manco io come l'ho fatto. Forse i faraoni qua sotto, non ne ho la minima idea. Vabbè, va bene, andiamo.
Torniamo, andiamo indietro per andare avanti subito. Procediamo. Allora. Benissimo, eccoci qua. Adesso. Mai che me ne risulti uno. Ed è uno. Ed è due. E ci siamo. Signori, entrando e subito dopo uscendo da questa camera della morte, si attiverà una porta. E subito ci dovete andare. Ok, nice. Allora, vediamo cosa abbiamo. Abbiamo blocchi che si muovono. Quindi diamo una spinta. Molto bene. Adesso posso spingere questo? Sì. Ok, allora adesso facciamo una cosa. Questo blocco lo spingiamo di qua e sblocchiamo una leva. Adesso questo blocco non lo posso tirare. Cioè non lo posso spingere, lo devo per forza tirare indietro. Ecco, non so parlare. Ok, aspetta che è tutto chiaro adesso. Facciamo così. Non sono tanto in forma, raga. Ma per niente. Allora, diamo una spinta. Boom. E così abbiamo il passaggio sbloccato. Adesso dobbiamo tirare questo qui. Molti di voi si staranno chiedendo, ma perché stai facendo tutto sto casino con questi blocchi? Dove stiamo andando? Stiamo andando, raga, a prendere un fottuto segreto. Sì, avete capito bene, un fottuto segreto. Quindi spingiamo questo qui. Non dovrebbe dare fastidio. Questo io in teoria lo posso spingere in avanti. Sì, ma neanche no, perché questo non mi servirà a nulla. Quindi devo spingerlo, devo tirarlo per forza indietro. Ok. Tiriamo nuovamente. Mi sa che ho fatto una grande cazzata. E invece no, fermi, 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 fermi. Tutto a posto, tutto a posto. Tiriamo questo qua. E lo mettiamo qui così almeno non rompe le palle. Ok. Adesso. Lo tiriamo. Dovrebbe aver aperto un passaggio. Ok. Sì. Allora, guarda, ti dirò. Vai di qua e non rompere le palle. E adesso? Questo lo devo spingere? Sì. Devo spingere un'altra volta? Forse sì, attenzione. Abbiamo sbloccato il segreto. Codice del gatto. Ah, beh, sì, abbiamo sbloccato tutti i segreti, sì, è normale. Anche se una cosa che io vorrei capire è se c'è qualcos'altro dove io ho appena messo il fottuto blocco. Questo è un problema, ora vedo. Allora, signori, non c'era assolutamente nulla, quindi possiamo finalmente e felicemente tornare indietro. Abbiamo preso molti oggetti, mamma mia. Questo lo tiriamo. Ok, adesso. Ci giriamo, qui c'è la leva, la tiriamo. Benissimo. E spingiamo. Molto bene. Finalmente via. E due.
Attiviamo la porta, signori, e andiamo avanti. Qui non mi sembra ci sia cosa, quindi procediamo. Allora, praticamente siamo vicino, siamo proprio sotto il micio. Quindi vediamo cosa abbiamo da fare. Gioco subito. Ne sento altri. Ok, forza. Mai arrendersi, forza. Affanculo. Benissimo. Ci siamo. Allora, diamo una controllatina a code c'è. Potrebbe esserci qualcosa. Ok, bene, andiamo. Allora, adesso dobbiamo salire sopra il micione. Per salire sopra il micione, adesso come facciamo, però? Bella domanda. Allora, dietro cosa abbiamo? Abbiamo qualche stanza? Non abbiamo assolutamente niente. Dobbiamo trovare un punto dove possiamo salire. E si sale di qua, no? È normale, benissimo. Qua siamo forse dietro, non lo so, vabbè comunque. Una bella spinta, o forse due. Bene, ed è una. Ed è due. Forza, forza, raga, forza, che cazzo stiamo facendo? Non ci credo manco io. Ok, adesso ah, ok, di qua. Piano piano. Benissimo. Forza che le mie sofferenze stanno per finire. Un bel jump. Ok, piano. Piano, io salvo, raga, basta. Non interessa. Io salvo. Allora, cosa abbiamo qua? Ipotizzo devo arrivare lì. E allora, YOLO. Benissimo. Mi siamo messi a colpi bomba. Zero. A posto. Andiamo con le Uzi. Benissimo. E allora, dobbiamo trovare un modo per salire. Vediamo un po'. Mamma mia, quanto lo sapevo. Ok, ci siamo. Fanculo a voi. Benissimo. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, ci siamo. Non mi sembra di vedere nulla qui per terra. Ok, siamo dall'altra parte. E mi sa che questa sì è la strada giusta. Niente, procediamo. Che avevo visto. Allora, vorrei capire a quanti oggetti siamo. 58 di 63, vabbè, dai. Ma chi se ne frega? Allora, non avete la minima idea di come io debba tossire, mamma mia, come mi sento male. Allora, ci siamo, forza, forza. Mai arrendersi, raga. Un bel jump e ci siamo.
Adesso, Sua Maestà Micio, stiamo arrivando. Così mi fa le fusa. Allora, ci siamo. Adesso, facciamo di qua. Bene, molto bene. Ok, è andata bene, fermi tutti. Fate vedere, non c'è assolutamente niente. Adesso. Mamma mia, Lara non mi stava saltando. Devo fare un jump per forza di là. Meglio prendere una rincorsa. Dai. E così, signori, passiamo all'ultimo stage della. Oh, brava Lara, vedi che ogni tanto quando collabori. Allora, il micio qui. Questa è la parte dietro, sì. Allora, è notte fonda. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Scivolo e come. E allora, fermi tutti. Ok, voglio provare a fare una cosa. Benissimo. Beh. Mamma mia, guardate il muso. È stranissimo, raga. Qui la mappa finisce. Ah! No, 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 non finisce. Sappiamo dove siamo. E non ci voglio tornare completamente. Madò! Però che figo, dai. Bello, molto bello. Allora, concentriamoci. Dobbiamo salire sopra il micione. Addirittura gli hanno messo i dentini. Mamma mia, assurdo. Allora, ho capito dove devo andare. Però devo rifare nuovamente il giro. Comunque dovrebbe esserci anche un trofeo dove ci chiederà di fare la verticale nel punto più alto del micio. Ebbene sì, è così. Quindi jumpiamo a tutta velocità. Forza. Mi stavate cacando sotto, eh? Tranquilli, tranquilli. Sì, anch'io mi ero cagato, ok? Allora. Facciamo così, adesso però il problema è come arrivo lì. Perché ci scommetto quello che volete, che Lara non riuscirà mai e poi mai a salire sopra il micio. Eppure, infatti io mi sto chiedendo questo, come posso mai fare ad arrivare sopra del micione? Vediamo un po'. Allora, raga, già che ci sono, salviamo la partita. A quanto pare mi ci posso aggrappare. Ammazzo tutti, raga. Ammazzo tutti. Allora, una volta che siamo qua, tiriamo la leva. Mi ricordo che c'era anche il trofeo. Quindi ora vediamo cosa dobbiamo fare. Se non sbaglio, fare il trofeo. Vediamo. No, no, non ho sbagliato. Qua. Molto strano, raga. Non lo conta, raga. Però è questo, cioè. Ne sono sicuro, raga, è questo. Devo fare la verticale vicino al gatto più alto della mappa. Però a quanto pare non worka, raga.
No, non lo so. Comunque, sarà buggato, raga, sarà buggato sicuramente. Va bene, andiamo a concludere il livello, dai. Vediamo un po'. Abbiamo da fare un bel po' di roba. Affanculo. Signori, un bel jump. Entriamo dentro la bocca del micio. Mamma mia, siamo fuori. Andiamo. Miau. Completato, raga. Signori, abbiamo fatto 80 di quella roba, però posso dire che questo fottuto gioco l'ho completato con tutti i segreti al 100%. Signori, avete visto quanto ci ho impiegato? Un botto. Va bene, comunque signori, io spero che il video vi sia piaciuto e anche tutta la serie vi sia piaciuta. Adesso questo è veramente ufficialmente l'ultimo episodio di Tomb Raider. Poi ovviamente il 2 e il 3 li riprenderemo, ma non nella prossima serie. Ho già in mente un altro gioco e fidatevi, vi piacerà. Quindi signori, va bene. Abbiamo fatto già abbastanza. Spero che la serie e tutto vi sia piaciuta. Mi raccomando, vi prego, supportate con un like questi video perché ci ho messo un bordello per farlo. E niente, raga, noi ci salutiamo e ci ribecchiamo alla prossima serie. Con il vostro modo di guardare come al solito è tutto. Bella.